direttore generale della Reggio Med, sarà così da qui alla fine, Cuzzola. Buonasera, buonasera, speriamo che sia così da qui alla fine. Cioè, perché abbiamo dato vita, stiamo dando vita ad un campionato entusiasmante, quindi stiamo facendo sì che non ci sia una sola squadra ammazza campionato, e quindi lo rendiamo sempre più interessante. Sì. Sì, sicuramente interessante, però questo equilibrio alla fine non si spezzerà. Nucaro, chiaramente, sottolinea pure, può accadere di tutto, no? Tutto è possibile, però c'è questo andamento, questa forza chiara sia di Corigliano e Reggio Mediterraneo nei confronti delle altre. Ma sì, credo di sì. Io sentivo prima il presidente Nucaro che diceva che forse noi abbiamo avuto la sfortuna di incontrare lui o viceversa, ecco, forse la sfortuna credo sia stata più per il Corigliano, che ha trovato una Reggio Mediterranea che sta cercando di tenere il passo, e quindi diciamo che ci siamo fatti del male anche da soli, perché sì, la sciagurata partita di Bovalino, il pareggio con l'Agri hanno dato una indirizzato il campionato in un certo modo, perché insomma poi diciamo che stiamo camminando sullo stesso binario con l'intensità e la forza, quindi oggi noi abbiamo giocato una partita a Stiderno in condizioni veramente disperate, cioè oggi a noi mancavano Zappia, Zampaglione, Yallov, Dumbia ha avuto la febbre tutta la settimana, Lancia ha giocato in condizioni precarie perché è stato ammalato, Ricciardi stesso è dovuto uscire per un risentimento al polpaccio, cioè noi oggi siamo stati a Stiderno completamente senza attacco, sì. Eppure la forza e la voglia di vincere ci ha fatto superare anche lo scoglio Siderno. Si è decisa nel secondo tempo questa gara, sono serviti 45 minuti contro il Siderno, che chiaramente è un po' pure con l'acqua alla gola, no? Quindi sì, ma diciamo che il primo tempo è stato equilibrato, anche se c'erano due occasioni per avere concesso il rigore a noi, due falli nettissimi di mano nell'area del Siderno, che l'arbitro credo abbia fatto finta di non vedere oppure abbia valutato male. Sì. Poi nel secondo tempo c'è stata anche l'espulsione che ha lasciato il Siderno in 10, e a quel punto poi chi ha avuto più forza e più grinta è riuscito a portare a casa, certo, il risultato. Vincenzo. Io penso che c'è l'ottimismo del presidente, insomma, che vuole a tutti i costi tenere vivo questo campionato, è chiaro, guarda tutto quanto anche dietro. Poi volevo capire se lui è d'accordo con quello che aveva detto Nucaro sul fatto che le prime due andrebbero direttamente, oppure se è meglio questa gestione dei playoff. No, io sono d'accordo col presidente Nucaro, perché alla fine due squadre che hanno fatto, stanno facendo un campionato eccezionale. Sono riuscito a lasciare il vuoto alle proprie spalle, secondo me dovrebbero essere premiate in maniera diversa, ecco, quindi dare un premio alla prima perché è arrivata prima e alla seconda perché arriva seconda, ma anche nel modo come noi oggi ci troviamo ad essere secondi in classifica, quindi non vorrei che magari le altre società la prendessero a male, ma i numeri parlano chiaro, stanno parlando chiaro, e quindi sarebbe più giusto dare un premio alle prime due arrivate. In questa occasione sicuramente sì, però non far giocare i playoff, è chiaro. Appunto, però comporterebbe presente, mi scusi, come dire, le altre squadre perché cosa giocherebbero? Poi ci sarebbero altre, sarebbero già, cioè per esempio l'Olympic, il Cotonei, magari, che sono già lontane, non farebbero alcun altro campionato, insomma. E allora a questo punto cerchiamo di stravolgere un attimino le regole e facciamo una promozione per le prime quattro squadre che arrivano in classifica, ecco, e così magari
riusciamo a dare anche un senso più forte a questo campionato, perché io capisco quello che dite voi. Adesso la Rossanese, che si trova a questo distacco così, possiamo definirlo importante, giustamente sì. Dice, io ho lottato e poi alla fine mi ritrovo a rischiare i playoff e correre il rischio anche di non vincere. Quindi io sarei d'accordo su uno stravolgimento delle regole. Ogni tanto un cambiamento ci vuole ed è necessario, a mio modo di vedere. Certo, questo dovremmo essere tutte quante una società, sederci davanti a un tavolo con sì. Il presidente e capire intanto da chi dipende questo stravolgimento. E poi c'è anche il risvolto della medaglia, no? Ci sono situazioni magari che scusami Antonio, volevo dire che nella Lega Pro i playoff sono allargati a moltissime squadre. Quindi alla fine io dico che sarebbe forse il momento di iniziare a ragionare su un cambiamento che potrebbe essere a favore. Allora, il nostro campionato è un campionato bellissimo, sì. Siamo tantissime realtà calabresi, sono nati rapporti di amicizia con tanti dirigenti, con tanti direttori, tanti presidenti, quindi rendiamolo ancora più bello e accattivante e diamo magari un premio alle prime quattro squadre che riescono a mantenere... Ma questo significa allargare poi gli organici anche di Serie D, perché ogni regione dà un apporto al campionato di Serie D. Alla fine, come diceva anche il presidente Nugaro, poi ci sono le squadre che sperano nei ripescaggi, non si possono fare i calendari perché c'è la squadra che non è a posto con i pagamenti, la squadra che non è a posto con i conti, si cerca sempre poi di trovare una soluzione per poter mettere in piedi un campionato. Io penso che facendo salire quattro squadre dall'eccellenza questi problemi non si dovrebbero incontrare, quindi ma sarebbe anche più stimolante, perché io l'altro giorno sentivo parlare, ci siamo ormai il Corigliano e la Reggio Emilia se ne sono andate, dice io a dicembre ho preferito non rafforzare la squadra perché a cosa serviva spendere soldi per rafforzare una squadra che non ha nessuna speranza o ormai ad oggi ha la certezza di fare questi benedetti playoff. Quindi alla fine c'è anche un po' di motivazione per chi sta dietro, certo. Un discorso diverso poi in fondo alla classifica, perché chi si deve salvare è normale che ragioni in maniera diversa, certo. Però chi su dice a me, c'è chi mi manda a spendere soldi a rafforzare un organico quando io già oggi ho la certezza che posso fare i playoff, come va e quindi alla fine io penso che dipende anche dai programmi che si fanno ad inizio stagione, quindi noi, come io ho spesso e volte detto, siamo partiti in questo campionato con l'idea di provare a fare il salto di categoria, quindi a dicembre non abbiamo ritoccato tanto, anche perché l'organico già era sufficientemente forte, quindi certo, vabbè, ci siete vicini, un match point ce l'avete già, no? In qualche modo, in che senso? Qualora insomma dovesse proseguire così con questo cammino, il Corigliano da prima, avrete questo scontro diretto. Ora avete 7 punti, no? Giocherete in casa dell'Olympic Rossanese, vincendo andreste a 10, mantenendo questa distanza sareste già nella fase nazionale dei playoff. Sì. Però limiteremmo sempre il discorso a sole 2 squadre, e quindi torniamo al ragionamento che facevamo prima, quindi io capisco i ragionamenti che oggi stiamo facendo, però cerco di guardare anche in ottica futura e dire forse è arrivato il momento che dobbiamo far cambiare qualcosa, sì. Perché poi diventerebbe poi un campionato fine a se stesso, perché quest'anno ci sono state Corigliano e Reggio Emilia-Romagna, l'anno prossimo magari ci saranno altre 2 squadre, sì, che faranno la stessa cosa che abbiamo fatto noi quest'anno, e quindi si perde anche di entusiasmo poi alla fine, certo. Questo se la qualità rimane questo, il livello rimane questo, sicuramente sì, è chiaro. Il ragionamento è questo. Poi tornando alla partita di oggi, l'ho detto, insomma, noi siamo arrivati con grosse difficoltà oggi a Siderno,
una squadra decimata dagli infortuni, però forse la voglia di vincere, la forza che è stata trasmessa dal gruppo in settimana ci ha avuto il sopravvento di fare il risultato pieno, insomma, quindi. Va bene, grazie ad Angelo Cuzzola, grazie, buona serata a tutti. Buona serata. Buonasera.